5, 4, 3, 2, 1. Puntata numero 161 di Citizen Live. Buonasera cari amici e benvenuti. Nuovo appuntamento, come sempre, incentrato sul Catania FC, che dopo la grande affermazione in Coppa Italia Serie C contro il Rimini è tornato alle vecchie abitudini in campionato, visto che è arrivata ieri pomeriggio al Massimino un pareggio certamente deludente contro la penultima in classifica, il Monterosi, tra l'altro pareggio che è stato acciuffato soltanto nei minuti finali con un gol di Conte, che ma insomma prestazione che ancora una volta ha lasciato ampiamente a desiderare, quella dei rossazzurri in campionato, ma ormai una costante di questa pazza stagione della formazione etnea di Remmo. Tanto di cui parlare, analizzando la partita di ieri, anche quelle che sono le dichiarazioni di mister Lucarelli, che come sempre fanno discutere, più in generale anche quali possono essere le ambizioni di questa squadra, che è in una sorta di limbo in questo momento tra il sogno playoff attraverso appunto la Coppa Italia e invece anche la necessità di fare punti in campionato per mettersi al riparo da qualsiasi pericolo. Non sono da solo, perché mia compagnia questa sera c'è Marco Zappalà. Buonasera Marco. Ciao Simone e buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori. Hai detto tutto bene, lunedì amaro, uno dei tanti, l'ennesimo lunedì amaro per i tifosi rossazzurri, perché ieri è arrivata insomma questa delusione continua, un andamento totalmente altalenante da parte di questa squadra, che è diventata realmente una squadra impronosticabile, una squadra da cui ci si può aspettare di tutto, perché vince contro le grandi, vince le squadre difficili, gli appuntamenti che magari sulla carta possono sembrare più complicati, e poi toppa continuamente, costantemente quelle che invece possono sembrare le partite anche un po' più semplici, come la gara di ieri al Massimino. Giocavi in casa contro la penultima in classifica, una squadra che ha subito tantissimi gol come il Monterosi, ed invece puntualmente arriva una delusione per i tifosi rossazzurri. Ripeto, continua ad essere costantemente incostante questa squadra, è così da inizio stagione, e diventa anche realmente complicato riuscire ad analizzare poi le motivazioni per cui succede questo, perché non riusciamo a spiegarlo neanche noi, non riesce a spiegarlo evidentemente neanche il tecnico Cristiano Lucarelli. Poi dopo ascolteremo insieme le sue dichiarazioni post partita. Fatto sta che ancora Lucarelli non ha trovato il bandolo della matassa a 9 partite dal termine di questo campionato, un campionato che vede una classifica direi indegna per i colori rossazzurri. Però c'è questo lumicino di speranza acceso grazie alla finale, alla finale di Coppa Italia, perdonami, che permetterà il Catania di accedere alle fasi finali dei playoff, sempre qualora ovviamente questa squadra riuscisse ad evitare i playout. Stagione davvero assurda, perché sì, mentre ti ascoltavo anche con questo incastro strano di risultati, fai i playoff se non vai nei playout, cioè davvero sì, qualcosa di impronosticabile inizio stagione. Lucarelli poi ieri in realtà delle spiegazioni le ha date rispetto a questo momento del Catania, sono un po' sempre le solite, no? Tante direi partite, che sono motivazioni fragili, Simo, sì, perché, sì, perché diciamo che poi Lucarelli prova a trovare una giustificazione a questo andamento davvero strano, grazie ad Andrea Messina per averci mandato la grafica proprio delle parole di Cristiano Lucarelli. Lui dice: sapete come la penso, per giocare la palla devi essere lucido, e tutti i nostri allenamenti sono incentrati sul possesso palla e su delle giocate precise, ma deve esserci la lucidità per avere il coraggio di giocare il pallone. Lui dice dipende da tante situazioni ogni volta che abbiamo giocato con squadre che hanno preparato la settimana tipo e non hanno giocato invece in settimana come noi, facciamo fatica. Ho giocato a calcio ad alti livelli e so che dopo una partita infrasettimanale non sei lucido come invece quelle squadre che si sono riposate, che comunque si sono allenate per tutta la settimana. Poi andiamo pian piano, Andrea, intanto analizziamo questa prima pillola di Cristiano Lucarelli, poi dopo leggeremo questa che hai appena mandato. Beh, diciamo che la motivazione che dà Lucarelli, Simone, è che il Catania ha giocato mercoledì e quindi probabilmente
tutte le risorse mentali e fisiche le aveva consumate mercoledì sera contro il Rimini e quindi è arrivata scarica a questa gara di domenica. Io però dico che è una motivazione subito, fragile. Ti faccio subito una domanda, no? Anche seguendo questo ragionamento del mister, detto che ovviamente il Catania di partite ne ha giocate tante, questo è un dato di fatto, non è che è una falsità. Tralasciando la Coppa Italia. Sì, però bisogna anche analizzare le cose, secondo me, andando oltre questo aspetto, altrimenti non si spiega come Catania abbia giocato, per esempio, turno infrasettimanale a Latina qualche settimana fa. Naturalmente poi... giocando anche una brutta partita con una squadra che aveva difficoltà, ricordo che Lucarelli parlò addirittura di 13 indisponibili, di calciatori che erano dovuti andare in campo nonostante, insomma, condizione fisica non al top. Non mi spiego però, appunto, turno infrasettimanale, ripeto, qualche giorno dopo vai in campo per giocare contro la Juve Stabia e si vede un altro Catania, nonostante anche lì fossero passati pochi giorni di distanza tra le due partite. O ti cito un'altra cosa ancora, col Taranto hai avuto una settimana intera per prepararla alla partita, però poi in campo sostanzialmente questo non si è visto. Questo per dire cosa? Che certamente c'è la variabile condizione atletica che incide su questo, diciamo, ci sono pochi dubbi, però secondo me noi non dobbiamo concentrarci soltanto su questo. Io ti dico anche che secondo me il problema principale è mentale. È una squadra che determinate partite di campionato, vuoi per il ritardo rispetto alle prime posizioni che c'è sempre stato all'inizio stagione, secondo me non trova fondamentalmente stimoli e motivazioni per far bene in determinate partite, mentre in gare come quelle di Coppa, piuttosto che contro avversari forti, più facile avere motivazioni e quindi vai anche oltre questo aspetto fisico. Questo ovviamente non è un alibi, una scusa, semmai è un aggravante. Significa che è una squadra che dal punto di vista mentale non ha mai compiuto quel salto in avanti che fanno le big, che poi tutte le partite le giocano allo stesso modo, che siano con grandi, con piccole, che siano di coppa, che siano di campionato, quindi va bene il discorso fisico, ma secondo me è una squadra questa che dà il meglio, al di là dell'aspetto atletico, solo quando deve giocare grandi partite, che siano di coppa, che siano contro big, perché fa fatica a trovare stimoli invece, e ne dovrebbe avere, perché francamente se guardi il campionato e guardi la classifica, stimoli ne dovresti avere tantissimi per battere il Monterosi, eppure questo ieri non si è visto. Sì, sono d'accordissimo con te. Non è un caso, infatti, proprio corollario delle tue parole, che questa squadra poi alla fine fa sempre fatica contro le piccole, no? Contro il Monterosi, contro il Monopoli, e sono quelle partite in cui poi i rossazzurri, secondo me, fanno delle figuracce e spesso le hanno fatte dinanzi ai propri tifosi. Marco, non si può fare il primo tiro in porta in casa contro il Monterosi penultimo all'ottantesimo, ragazzi, cioè... Significa che veramente questa partita come è stata approcciata. Ripeto, non parlo dal punto di vista fisico. Sicuramente con Rimini ne hai spese tante di energie, io questo non lo metto in dubbio. Però anche per un po' di amor proprio, secondo me, poi chi va in campo deve dare qualcosa in più. Non è possibile contro la penultima in classifica, sì, fare il primo tiro in porta all'ottantesimo con quello che si è investito quest'anno. Ma io infatti, tra l'altro, vado forse controcorrente e voglio spezzare anche una lancia a favore di Cristiano Lucarelli, che a mio avviso è il primo ad essere nervoso, ad essere arrabbiato perché non arriva la vittoria contro un Monterosi e puntualmente poi è lui a doversi presentare a fine gara ai microfoni e trova certamente delle motivazioni che però, ripeto, sono fragili anche per ciò che hai poc'anzi detto tu. Però io continuo a ripetere che sono i giocatori che scendono in campo e l'atteggiamento avuto ieri dalla squadra sin dal primo minuto per me è inaccettabile. Inaccettabile, perché se fosse stata una squadra scarsa, questa squadra non sarebbe in finale di Coppa Italia. Se fosse stata una squadra con evidenti limiti tecnici, che poi attenzione, per carità, ci sono. In alcuni ruoli ci sono. Ci sono in alcuni ruoli. Ma è una squadra che purtroppo non riesce a livello mentale a stare sul pezzo e a stare concentrata al 100% in partite che secondo questi giocatori forse non sono partite che ti danno motivazioni, ma se poi vai a vedere la classifica
quella di ieri era una partita importantissima, perché i tre punti ieri sarebbero serviti come il pane alla luce di una classifica se tristissima. Ce l'abbiamo, chiedo anche al nostro Andrea Messina in regia, eccolo subito qui. Puntuale Andrea, la vediamo. Come fai a non avere motivazioni con la consapevolezza che sei quindicesimo e che la squadra dopo, no, lascia la classifica Andrea per favore, la squadra dopo quella, il Catania, ovvero la Turris, è in zona playout. E se tu per sbaglio entri in zona playout, di fatto annulli totalmente ciò che sei riuscito a fare nel cammino in Coppa Italia. Perché è chiaro che sappiamo tutti, lo abbiamo detto tante volte, che se vai in Coppa Italia, di fatto poi quella finale non vale nulla. Sì, ma tra l'altro, insomma, abbiamo detto più volte appunto come funzionano i playout. Quindi, al di là del discorso, naturalmente, dei punti di distacco che ti separano dalla Turris, che sono rimasti immutati perché ieri ha pareggiato il Catania e naturalmente ha pareggiato anche la Turris in casa con il Taranto, conta anche il distacco che c'è proprio in termini di punti rispetto alla penultima, che era proprio il Monterosi. Vincendo avresti aumentato ulteriormente questo distacco e avresti da quel punto di vista messo una serie ipoteca. Ricordiamo che i playout si fanno se tra quindicesima e penultima, in questo caso ci sono almeno 8 punti di distacco. Vincendo ti saresti portato praticamente a 37, con Monterosi che rimaneva a 20, più 17 mettevi, credo, la parola fine da quel punto di vista. E anzi, devo dirti la verità, Marco, non fosse arrivato quel gol di Kontek, per me c'era sul serio da preoccuparsi. Sì, perché assolutamente. A quel punto il Monterosi andava a 23, tu naturalmente rimanevi fermo a 34 e si aprivano anche discorsi diversi a livello mentale per le prossime partite. Sì, no, vabbè, il gol di Kontek ha evitato una sconfitta che comunque a livello di classifica sarebbe stata sanguinosa, senza ombra di dubbio. Stiamo rivedendo la classifica, ringraziamo il nostro Andrea Messina. Non puoi non avere motivazioni. Sai, parlavamo dopo la gara contro il Rimini, no? Dopo la vittoria, dicevamo, forse questa posizione di classifica paradossalmente ti dà la possibilità, quindi questo pericolo, questo rischio playout, dà la motivazione per tenere la concentrazione alta ai giocatori, perché effettivamente devi assolutamente fare punti per aggiustare questa classifica. Fossi stato sesto o settimo, magari effettivamente non avevi stimoli, perché sarebbe cambiato poco arrivare sesto o decimo. Invece così devi tenere l'attenzione alta. Purtroppo non basta, perché ieri i giocatori del Catania l'attenzione alta non l'hanno tenuta. Ci sono tantissimi messaggi, andiamo a leggere insieme. Sì, io saluto naturalmente l'amico Salvo Pimpilu, saluto Giuseppe Principato, Alessio Giuseppe Lumia dice: delusione totale, amareggiato, mai visto una partita così opaca, neanche quando si perdeva. Dice poi Mascari Salvatore: ho ammirato ieri il non gioco del Catania, l'unica nota positiva aver pareggiato la gara, considerando che di solito subendo il gol si perde. E aggiungo, di solito quando non si tira in porta è molto facile perdere. Ieri il primo tiro in porta è arrivato all'80esimo, il secondo all'83esimo. Se non altro almeno sono stati cinici, perché su due tiri hanno fatto un gol. Ieri, di solito non è sono d'accordo così. Sul fatto che ieri realmente è stata forse una delle prestazioni, e parlo di prestazione, peggiori di questo campionato. E giocavi davvero contro una squadra modesta, lascia stare che aveva bloccato magari qualche nel pareggio qualche squadra importante, ma si è visto, Marco, dai. Perché comunque con un Catania in difficoltà non ha affondato il colpo, è rimasto in vantaggio di un gol fino al finale, ha poi fatto un tiro, ha preso un gol, il pareggio, sì. Ha fatto un tiro, un gol, e poi dopodiché si è arroccata dietro. Sicuramente non stavi sfidando una big, perché ripeto, una squadra che sta bene dal punto di vista fisico, mentale ieri e tecnico, la partita la vince. Secondo me vince la partita al cospetto di un Catania veramente ma in difficoltà. Giuseppe Principato dice: mi consola una sola cosa, ieri abbiamo raggiunto senza dubbio il punto più basso, non si può fare peggio di quanto non è stato fatto ieri. Poi dice sempre Giuseppe: Lucarelli ha sempre una scusa pronta quando i motivi di questo disastro passano anche da lui. Dice poi Saverio Franco: il Catania ha bisogno di confrontarsi con squadre che giocano. Ieri ho visto un Bende che trascinava per terra Cianci, è una squadra che conosce i difetti, mirano gli obiettivi, il primo obiettivo la finale di Coppa Italia, che è tanta roba, paradossalmente si può vincere sia la finale che i playoff. Io ripeto, bisogna vedere come ci arrivi a questi playoff, sì, a mio avviso, sì. Cioè bisogna capire questa squadra come arriverà ai playoff. Il Catania ha 9 partite e se dovessero ripetersi prestazioni come quella di ieri contro il Monterosi,
Ma secondo me sono davvero pochissime le possibilità. È vero che c'è un aspetto positivo, ovvero che questa squadra, quando ci sono state partite secche, quando ci sono stati appuntamenti importanti... Forse una delle poche cose che sì. ho condiviso delle ultime dichiarazioni del mister è proprio questa, perché effettivamente è una squadra che nelle gare secche riesce a dare il meglio, mentre invece... Nel percorso del campionato, diciamo che ieri si è evitata quella che sarebbe stata la 13ª sconfitta in campionato. Quindi potremmo dire quello che abbiamo visto ieri al Massimino è il classico Catania di questa stagione, tolte sì, quelle gare lì. È un Catania che non è nessun allenatore, né Tabiani né Lucarelli sono mai riusciti a trovare il bandolo della matassa in questa squadra. Non sono mai riusciti a portare un filotto di vittorie in questo campionato. Il Catania solo due partite è riuscito a vincerle consecutivamente. È una squadra che puoi anche non raggiungere il filotto di vittorie consecutive al netto dei limiti che hai. Però è una squadra che, dico, quantomeno dovrebbe trovare, secondo me, una quadratura, un'identità anche a livello di manovra offensiva. Puoi vincere al Massimino e pareggiare fuori casa. Invece in campionato succede che pareggi al Massimino e spesso perdi fuori casa. E infatti la classifica poi lo testimonia. E non va bene. Non può andare bene per quelle che chiaramente sono le aspettative, ma anche le potenzialità poi di questo organico, no? Rivoluzionato a gennaio, ma è un organico che francamente lo metti a confronto con quello del Monterosi o del Messina, che sta avanti a te in classifica, e beh, dici, ma non è possibile. Non è possibile. È vero che il calcio non è una scienza esatta, però così secondo me è esagerata la situazione. Sì, ma è una squadra che a livello di impianto di gioco non ne ha mai avuto uno fisso. Anche ieri il mister ha detto: avessi potuto avrei cambiato 10 calciatori, però dico, nessuno glielo vieta alla fine. Cioè, se lui ha questo tipo di pensiero, essendo l'allenatore, è anche giusto che lo applichi. Non so da questo punto di vista da cosa possa essere frenato. Alla fine i cambi, insomma, sono stati 4. Qui rivediamo anche altre appunto dichiarazioni da parte di mister Lucarelli. Grazie al nostro Andrea Messina, dice proprio questo: ne avrei voluto cambiare 11 per quello che ho visto in settimana. Altrove, facendo così, ho fatto i filotti di vittorie consecutive. Non sempre si può. A me non piace contare solo su 12-13 calciatori. Per me coinvolgere tutti è importante. Su questo vorrei sentire un supporto. L'attacco, per giocare bene, servirebbe essere riposati e concentrati. Tutte cose non viste oggi. La manovra delle ultime settimane non mi piace. Vedo paura di fare la giocata, questa ne è la conseguenza. Su questa paura di fare la giocata, diciamo che la riscontro in diverse situazioni di gioco. Te ne cito una, forse ci dispiace perché comunque è un ragazzo giovane, però uno di quelli che ha fatto male ieri su tutti è stato Averi, che è entrato onestamente male. A gara in corso c'è proprio un'azione in cui lui può spingere sulla corsia di sinistra anche un po' di spazio e ha tante soluzioni davanti. Può o cercare il passaggio al limite dell'area o crossare il pallone al centro, oppure forse ancora ha spazio per andare ulteriormente avanti. Alla fine, vittima dell'indecisione totale, finisce per diciamo infilarsi da solo in un imbuto e alla fine perdere il pallone. Quell'azione lì, secondo me, è un po' la descrizione, l'emblema, sì, di quello che dice Lucarelli. Però se si gioca con paura bisogna anche avere poi personalità a un certo punto. Quindi bisogna tirare fuori gli attributi in questo caso. Non si può andare avanti da un campionato intero ad avere paura di fare la giocata. Ieri Averi purtroppo prestazione disastrosa. Disastrosa perché ha sbagliato tutte le giocate. E questo chiaramente è frutto della paura. È frutto di paura di sbagliare. È chiaro, perché non puoi sbagliarle tutte. Però Marco, a gennaio si diceva, prendo anche il messaggio di Fabio Grasso che dice: li ha scelti lui e parla ancora di pressione, a 24 di dollari si lamenta della rosa striminzita, parla di squadra stanca dopo mercoledì, ma il Padova vince anche ieri, troppi alibi, c'erano parecchie responsabilità. Si era detto il mercato di gennaio serviva, oltre che per incrementare la qualità tecnica di questo organico, soprattutto per dare una svolta dal punto di vista caratteriale. Non c'è stato. Ricordo che si diceva in conferenza stampa: i giocatori sono scelti soprattutto sulla base di un principio. Sono capaci di reggere la pressione, sono capaci di sentire la responsabilità da questo punto di vista. Credo è stato il primo parametro che hanno preso per andare poi a cercare i giocatori sul mercato. Questa svolta caratteriale non c'è assolutamente stata, perché si rivedono esattamente le stesse dinamiche di prima. Assolutamente sì, e secondo me, ti dico la verità Simone,
perché poi questo è il nostro mestiere, anche quello di approfondire e analizzare le partite, ci sono delle scelte tecniche errate. Perché a fine primo tempo comunque lasci negli spogliatoi Emanuele Cicerelli, che sicuramente non aveva fatto chissà cosa, ma sembrava l'unico a provare quantomeno la giocata e a cercare di mettere in difficoltà la difesa del Monterosi. Qualche spunto in più l'ho avuto, no? Per esempio rispetto anche a Chirico, che assolutamente praticamente sì. Non si è visto. Sì. E quindi perché lasci in panchina Cicerelli per far entrare, tra l'altro, un ragazzo molto giovane che il campo lo ha visto poco, come Kevin Averi? Per me Cicerelli era uno di quelli che poteva tranquillamente rimanere in campo, forse per provare a mettere insidia, no? Alla difesa del Monterosi. Stesso discorso vale per Alessio Castellini. Per me oggi abbiamo il miglior terzino sinistro della categoria, che quando gioca sulla fascia sinistra fa gol e fa la differenza. Per quale motivo, mi spiego, bisogna ancora insistere con un Alessandro Celli che tu hai voluto, hai portato a Catania con insistenza, continui a metterlo dal primo minuto, puntualmente sbaglia la prestazione e puntualmente tu dopo 45 minuti lo lasci in panchina. Beh, ma allora a questo punto, perché non continuare a insistere con una garanzia su quella fascia che è Alessio Castellini, invece di insistere con Celli che sta palesemente male a livello mentale, perché è un giocatore che viene dalla Serie B, ma che di fatto la prestazione in Serie C la sbaglia sempre. Ed è peggio, secondo me, se poi lo lasci in panchina dopo 45 minuti, perché è bocciatura. Qualcuno diceva anche tra i tifosi quasi quasi rimpiango Mazzotta. A livello di prestazione dico che forse Mazzotta aveva fatto anche qualcosina di meglio rispetto ogni tanto a, fatto al Celli bene, visto col Pescara finora in Coppa Italia. Tra l'altro, a proposito di Castellini, ho avuto ieri un'impressione, non mi è piaciuto molto, quasi no, che nel secondo tempo dovesse diventare lui il salvatore della patria. C'è stata un'occasione in cui lui ha potuto nuovamente calciare verso la porta col suo sinistro, poi tiro rimpallato. Io ho sentito un po' lo stadio quasi attendersi nuovamente il miracolo da parte di Castellini. Si è arrivati a questo punto, che si chiede praticamente a un ragazzo che sta facendo una stagione superlativa, ma che fa di ruolo il difensore, di risolvere i problemi della squadra, perché davanti nessuno è in grado di tirare in porta e di fare gol. Siamo veramente al paradosso, e secondo me è sbagliato che un calciatore forte come Castellini debba prendersi tutte queste responsabilità che non competono a lui. Assolutamente no. Mi faceva ridere il messaggio di Giancarlo Scalia, che proprio a proposito di Celli scriveva: buonasera, visto che le rondini stanno migrando verso altri lidi, potrebbe migrare per qualche giornata in panchina anche Celli. Scusate. Effettivamente, a mio avviso, la scelta ancora di continuare a dare la maglia da titolare a Celli, per me rimane errata. Rosario Lanzafame, buonasera. Ad oggi la Turris è fuori dai playout. Non mi risulta che ad oggi la Turris è fuori dai playout. Credo di sì, a memoria. Diciamo, per la differenza di punti rispetto al Monterosi. Magari se Andrea rimanda la classifica lo vediamo insieme. La Turris che ha 29 punti, Monterosi che ha 21, la differenza è di 8. Quindi in realtà credo in questo momento si farebbero. Deve essere superiore a 8 per non disputarsi. Sì. Al momento i playout ci sono. Qualora la Turris, comunque la sedicesima in classifica, dovesse avere 8 punti di distacco dalla penultima, ed allora sì, più di 8 punti di distacco dalla penultima, devono essere almeno 9, diciamo, per non farsi playout. Alfonso Gracefa, buonasera ragazzi, purtroppo l'alternanza di risultati e prestazioni non promette bene. Detto questo, sono convinti che eventuali playoff possono essere un torneo a parte. Saranno sicuramente un torneo a parte, I playoff sono sempre un terno al lotto, lo abbiamo sempre detto. Però il Catania a questi playoff deve arrivarci con qualche certezza in più. Non ci può arrivare facendo fatica a tirare in porta o la penultima in classifica su questo. Ma anche per un discorso di autostima della squadra e anche dell'ambiente. Non dico che deve arrivarci con un filotto di risultati di fila, però insomma mostrando qualche segnale, qualche parvenza di segnale importante in attesa appunto della post-season. Ma ripeto, in questo momento il Catania questo diritto che ha virtualmente acquisito se lo deve guadagnare a fondo, facendo quei punti che rimangono, secondo me neanche tantissimi, per poi essere sicuri da qualsiasi punto di vista. Io apprezzo anche l'ottimismo di Salvo Guglielmino, che scrive: allora i conti si fanno alla fine, io sono del parere che il Catania andrà in B. Noi ovviamente questo è quello che
che ci auguriamo tutti. Però purtroppo dobbiamo fare i conti poi anche con la realtà e con una prestazione come quella di ieri, che chiaramente è scoraggiante per l'ambiente, perché giocavi contro la penultima in classifica, una squadra francamente modesta, e il primo tiro in porta lo hai fatto all'ottantesimo minuto. È questo che poi stona, con la speranza che si possa poi arrivare a centrare l'obiettivo ai playoff. Ripeto, è una squadra fin troppo discontinua e che a volte lascia senza parole. Ieri, francamente, siamo rimasti senza parole, no? Secondo me è soprattutto un aspetto, è soprattutto mentale il discorso, più che fisico. Tra l'altro mi sembra di essere un po' all'opposto di quando Lucarelli arrivò, perché se ricordi, quando lui arrivò disse che la questione atletica non gli sembrava poi un problema, ma il problema gli sembrava mentale. Adesso è l'opposto, diciamo, sì. Il problema è diventato fisico, non è più mentale. Secondo me è mentale, perché è mentale, assolutamente. È una squadra che non trova motivazioni, non trova stimoli in determinate partite, e li trova solo quando ci sono i big match, praticamente. Questa, ripeto, non è un alibi, ma è un aggravante rispetto ieri a questa. Ieri ho avuto la sensazione, soprattutto negli ultimi minuti, che il Catania non avesse neanche idea di come provare ad attaccare la difesa avversaria. Certo, perché poi oltre al discorso mentale ci sono difficoltà anche tattiche, nel senso che è una squadra che è cambiata a gennaio, ha potuto allenarsi poco, ha giocato tante partite, però dei principi non se ne vedono. Come dici tu, si va avanti un po' a folate, a volte c'è la giocata da parte del singolo, a volte magari qualche giocata un po' più codificata riesce, come per esempio sul gol di Cicerelli, no? Contro il Rimini, con l'inserimento da parte di Sturaro, che immagino, insomma, sì, sia stato provato. Però effettivamente di cose provate in allenamento non ne riescono, l'ha detto ieri anche Contek. Sì. Marcello La Rosa, mi dispiace dirlo, ma Lucarelli come allenatore sta risultando completamente inadeguato, visto che da quando è arrivato lui ha avuto la presunzione di mandare via diversi giocatori perché secondo lui non reggevano la pressione della piazza, prendendone altrettanti fermi da mesi che in campo passeggiano, continuano a fare giocate che fanno e continuano a essere prestazioni pessime come quelle di Curado, Celli e Chirico. Mette i giocatori ruoli diversi, non riesce a dare un minimo di gioco a questa squadra in cui non si vede nemmeno un semplice inserimento oppure una sovrapposizione. A te la parola. Vedendo la partita di ieri, onestamente diciamo che questa squadra avesse problemi offensivi lo abbiamo visto tutto l'anno, ma anche quando c'era l'allenatore precedente si vedeva questo. E diciamo che io quello che mi chiedo sempre è questo, Marco, perché poi quando arriva Lucarelli c'è un primo effetto. Nelle prime due partite. Io dico anche quattro, perché tu metti le prime due partite le vinci, la terza è la Coppa Italia col Crotone che comunque vince i calci di rigore, e la quarta è col Francavilla che pareggi, ma lì un po' tutti abbiamo detto che insomma Catania aveva strameritato la vittoria per come aveva giocato. Sì. Dalla partita col Messina è ritornato il Catania di prima. Cioè, come se quelle quattro partite non fossero mai esistite, si è tornati esattamente al punto di partenza, e poi da Messina in poi si è rivista la stessa identica dinamica del pre-Lucarelli, cioè una squadra che in maniera isolata ti può trovare quella bella vittoria, ma che poi, diciamo, in un percorso generale ti fa sconfitte dove praticamente non tira in porta. Ti dico forse anche peggio, io sarò un po' più cattivo, perché con Tabiani magari non arrivavano le vittorie, c'era anche lì una discontinuità di risultati, però spesso il Catania la prestazione poi alla fine l'aveva fornita, parlavamo sempre di un Catania dominante sul campo con un possesso palla sterile perché non riusciva a finalizzare la manovra offensiva, però c'era un'idea di manovra offensiva. Io devo dirti che oggi purtroppo non vedo un'idea precisa di manovra offensiva da parte del Catania, non la vedo, ieri non c'è stata, anche quando il Monterosi si è totalmente arroccato in difesa, quindi permettendo di alzare il baricentro ai giocatori del Catania, il Catania non aveva un'idea su come provare a far male all'avversario. Sì. Ed è questa la cosa più grave. Il risultato è anche che poi davanti le punte non segnano, anche oggi. Però abbiamo anche lì, io ve leggo tante critiche nei confronti di Cianci, nei confronti di Costantino. Ma come fa un attaccante a far gol se non arrivano palloni in mezzo? Sì. Io non vedo poi alla fine
le grandi occasioni sprecate da parte di Cianci e di Costantino. Ieri Cianci ha fatto una partita. Qualcuna l'ha sbagliata, eh. Non parlo di ieri, parlo della gara di ieri. Ieri no, sì, non hanno avuto. Francamente, ieri Pietro Cianci ha giocato tutta la partita a spalle alla porta, facendo a sportellate con Bendè, che secondo me ha avuto tra l'altro la meglio sull'attaccante. Bendè ha fatto una figura clamorosa, direi, ieri. Sì, sembrava da Beckenbauer, il miglior difensore della storia, sembrava ieri. In Bendè, che dico, conosciamo bene con tutti. Era un buon difensore. Però così dominante io non me lo ricordavo. Perché tra l'altro vai a giocare solo palla lunga. Perché è che è il gioco di Mendè proprio. Esatto. Però dovrebbe essere anche il gioco di Cianci. Però secondo me tu in quel caso devi provare la giocata palla a terra, magari con un attaccante più rapido. E lì mi viene in mente Giuseppe De Luca, no? Che è stato mandato via. Esatto. Io riflettevo su questa cosa oggi, anche guardando le statistiche, perché il Catania ci regala a volte delle situazioni uniche, no? Guardavo anche le statistiche di Rocco Costantino. Il buon Rocco. Prima parte di stagione proprio al Monterosi. Qui non stiamo parlando del Manchester City o del Barcellona. Stiamo parlando del Monterosi, che era ultimo in classifica anche quando c'era Costantino. Quindi è sempre stata in questo campionato una squadra di basso livello, diciamo così, a livello di classifica. 13 presenze, 6 gol. Quindi media ottima, no? Sì. Arriva a Catania. Un gol ogni due partite. Sì. Arriva a Catania. Siamo già a 11 presenze tra campionato e Coppa. Un gol su rigore. Andiamo andiamo a vedere anche le stagioni precedenti di Costantino. 2022-2023, sempre col Monterosi, 29 presenze, 14 gol. 21-22, 24 presenze, 13 gol. Arriva a Catania e paradossalmente sembra aver dimenticato come si segni. Questa cosa è clamorosa, ma riguarda Costantino ne ho citato uno, ma ce ne sono tanti anche altri. Cianci stesso. Anche Cianci stesso. Ma è un discorso che può coinvolgere tutta la rosa. Sembra che, insomma, chiunque arrivi in questo momento faccia fatica, a prescindere dai propri trascorsi, a prescindere se abbia fatto bene nelle esperienze precedenti. Non so onestamente questo da cosa possa dipendere. C'è un impianto di gioco sicuramente che non funziona, un contesto generale che non funziona, e ne abbiamo parlato tante volte, ma leggere questi numeri fa impressione. Facciamo fatica anche a spiegare le motivazioni, perché non lo so, cioè... Si può sempre pensare che il problema sia che questi giocatori non reggono le pressioni della piazza. Io faccio fatica onestamente a pensare che solo si possa essere questa la motivazione. Le pressioni ci sono, ma non possiamo pensare che sia impossibile giocare qui. Cioè le pressioni sono comunque in tante piazze, anche importanti, e anche che sono in altre categorie. Non può essere solo a Catania che non si può giocare a pallone. No, ma non è possibile. E secondo me è anche un po' quello che tra le righe ha provato a insinuare Lucarelli in conferenza stampa. A me non piace questo discorso, anche perché poi parliamo sempre di calciatori che arrivano a Catania e smettono di far bene. Io ne parlo invece di uno, per esempio, che proprio quell'anno in cui Lucarelli era in panchina, che Davis Curiale fece la miglior stagione della sua carriera. Beh. E quindi come la mettiamo? Curiale in quel caso a Catania, in questa piazza che ha così tante pressioni, fa la stagione migliore della sua vita e non la ripete più negli anni successivi. Quindi cos'è? Non so, Curiale un alieno? Oppure evidentemente se una squadra funziona, se comunque l'organico è costruito in una certa maniera, gli incastri giusti ci sono, se magari comincia a lavorare bene dal ritiro, mettendo dentro principi di calcio comunque chiari che il pubblico, il gruppo riesce a recepire. Se magari riprodurre in campo, se magari parti bene, si genera entusiasmo nel gruppo, nella città, aumenta l'autostima, arrivano i risultati. È chiaro che se tutto questo non c'è, poi è difficile parlare di pressione ambientale, perché chi metti non rende, anche se forse metti l'uomo con più personalità al mondo. Come può essere Sturaro, no? Che è un uomo che è stato preso per la leadership, per l'esperienza, e faccio fatica a pensare che Stefano Sturaro, cioè, uno che ha fatto la Champions, ha vinto scudetti, ha fatto l'europeo, arriva a Catania e sente la pressione. Ragazzi, io chiudo la radio e andiamo via. Dico, chiaramente non può essere questo, perché ieri anche, purtroppo bisogna dirlo, Stefano Sturaro ha alternato un'ottima prestazione vista contro il Rimini ad una prestazione deludente e scadente come quella di ieri pomeriggio contro il Monterosi. Perché lui in questo momento è evidente che dal punto di vista atletico sia molto lontano dall'essere dal suo 100%. Quindi lui quando gioca, siccome è un giocatore anche che ha esperienza, si gestisce. Se tu vedi, lui sembra dosare le forze nella maniera in cui gioca. Perché poi Sturaro al 100% è un giocatore che non si risparmia, che è molto intenso. L'abbiamo visto anche con Rimini. È vero che non sta benissimo, ma io fino all'ultimo l'ho visto rincorrere gli avversari.
però sa in questo momento quali sono i suoi limiti dal punto di vista fisico, e quindi alla seconda partita, dopo pochi giorni, magari si gestisce di più, cerca di giocare un po' più di letture, un po' più di esperienza. Però con una squadra che nel frattempo non gira diventa un lavoro poco utile, ovviamente. Sono d'accordissimo con te. A proposito, anche Giancarlo Scalia faceva un appunto su Sturaro, diceva: mi ha deluso un calciatore con esperienza in categorie superiori all'estero, non può alternare prestazioni. Voglio sperare che il ragazzo probabilmente era veramente stanco dopo la partita sontuosa contro i Rimini. Penso proprio. Altrimenti sì, mi lascia molto perplesso. Ecco, sono convinto che il discorso dell'impegno ravvicinato su Sturaro abbia assolutamente senso, perché è un giocatore che effettivamente veniva da un periodo di inattività, comunque ha dovuto interrompere il percorso di riatletizzazione che era stato pensato per lui, e sicuramente lui a livello fisico ancora non è al top e può fare fatica a giocare mercoledì e domenica consecutivamente, perché poi Sturaro non si discute né a livello di leadership né a livello secondo me fisico e tecnico, un giocatore che potrà solo dare una grossa mano al Catania nel momento in cui riuscirà ad avere una condizione al top della forma. Celli è la seconda volta che viene sostituito a fine primo tempo, sta deludendo a sinistra, deve giocare Castellini, rende di più, è quello che dicevamo prima, che lo scrive Lorenzo Aversa questo. Sì, a livello di rendimento tra i due in questo momento ci sia un abisso, quindi non ne andrei neanche a parlare troppo, nel senso che è una cosa che mi sembra proprio evidente. Salvo Sabino scrive una cosa su cui onestamente mi permetto di dire che non sono d'accordo, dice: ciao ragazzi, parliamo del portiere che non esce, il gol preso è colpa sua, se usciva la prendeva. No, non sono d'accordo sul gol subito dal Catania, il gol di Rossi, devo dire che invece secondo me Albertoni non ha assolutamente nessuna colpa, lì c'è un'amnesia da parte dei difensori centrali e Welbeck anche ha delle sue... Parliamo anche dei centrali, no? Perché sì, credo che anche per una questione di rotazioni abbiano giocato, insomma, questa volta appunto Curado e Kontek. Io riconfermo quello che ho detto, insomma, dopo la partita di venerdì. Sì. Monaco in questo momento non può non giocare. Sono d'accordo. Ieri è la conferma che in questo momento la maglia da titolare al centro della difesa deve essere assolutamente di Sasan Monaco, magari affiancato da Kontek. Sì. Perché Guaini si è infortunato. Curado, onestamente, tutto l'anno che lo vediamo giocare, trasmette insicurezza. Trasmette insicurezza quando ha il pallone tra i piedi. Onestamente, un difensore che veniva dalla Serie B, che aveva fatto solo Serie B finora nella sua carriera, da quando era arrivato in Italia non era mai andato in C, ci aspettavamo onestamente molto di più. Sì, anche Giuseppe Luana del Fiume ha qualcosa da dire su Albertoni. Io però, ragazzi, obiettivamente neanche a me va tanto di gettargli croce addosso, nel senso che secondo me non sta demeritando, magari non ti fa le parate clamorose, salva risultato, però neanche si può dire che stia giocando male. Però ieri secondo me, dico, magari il tiro poi alla fine non era irresistibile, però ieri te lo salvi il risultato. Esatto, sì, magari il tiro lì era centrale, però era anche bello forte, una conclusione velenosa, lì è stato attento secondo me. Puntuale, non era detto. Ti vedo senza fare attenzione sfracelli. Per carità, però non mi sembra neanche stia demeritando in questo momento. Neanche secondo me, non ho visto particolari sbavature da parte di Albertoni, che ripeto, ieri comunque a prescindere, un portiere che per tutta la gara di fatto è stato spettatore non pagante e sul primo gol non ha assolutamente nessuna colpa. Sulla ripartenza del Monterosi a fine partita, un portiere disattento, quella parata non te la fa e magari il Monterosi si porta i tre punti a casa. Quindi sinceramente, vista la prestazione di ieri, non mi sento di parlare di Albertoni, mi soffermerei su Curado, che ripeto, secondo me magari un difensore... Parlavamo prima di Sturaro, Welbeck è un altro che secondo Welbeck, me ieri sul primo gare... gol del Monterosi, sull'unico gol del Monterosi, secondo me ha grosse difficoltà, ha grossi ma quelli non sono errori responsabilità da Welbeck, lì secondo me davvero al proprio punto di vista fisico atletico quello incide, perché Welbeck gioca ogni tre giorni, credo da un mese, praticamente un mese e mezzo. Sì, quindi il calo secondo me suo è dettato da questo nella partita di ieri. Lucarelli può secondo me prendere degli spunti dalla gara di ieri, sicuramente è quella che Sasan Monaco deve stare al centro della difesa in coppia con Ivan Kontek, che Castellini deve essere il titolare assoluto della fascia sinistra e che Buà è l'unico che in questo momento puoi mettere a destra, visto che Rapisarda ha questo grave infortunio che lo tiene lontano dal campo. Chi a centrocampo, se vuoi giocare con il 4-3-3, caro Simone, secondo me non puoi assolutamente fare a meno delle geometrie di Teglio, perché è l'unico che comunque anche ragiona. Ieri, Marco,
è entrato male. È entrato male, nel senso, è entrato per onor di firma. Mi è sembrato. Non so se stesse male però, fisicamente, non lo so, ma è entrato veramente male. Però, Simone, lui. Ti chiedo: se tu schieri Welbeck, Sturaro, chi è che deve dare le geometrie a questa squadra? Cioè, Welbeck, diciamo, Sturaro e Zammarini l'unico, ieri impalpabile. L'unico che ha quelle caratteristiche è Teglio. Ma ne parlavamo anche venerdì, perché è l'unico che, anche se non è un regista puro, comunque ti dà un po' più di ordine al centrocampo. Ma lì credo sia anche un discorso di rotazione. Diciamo, Lucarelli ha detto ne volevo cambiare 10 su 11. Alla fine ha scelto una specie di via di mezzo, sì. Cioè non ha confermato l'11 di Rimini, ha fatto 4 cambi. Che sono andati male, perché Celli è andato male, perché Curado poi, ha fatto male. Sai, quando lui dice Zammarini lontano, me... io ieri sono, scusami, sono stato molto deluso da Zammarini, perché comunque lui era riposato, lui non, cioè, aveva non giocato con Rimini. Quindi mi aspettavo potesse essere lui il trascinatore del centrocampo. E invece ieri Zammarini purtroppo mi è sembrato un lontano parente del bel centrocampista che abbiamo potuto ammirare al Massimino. Non so se è un problema di condizione fisica, ma ieri Zammarini prestazione impalpabile, e ci aspettiamo assolutamente di più da questo ragazzo, che tra l'altro nel 4-3 da mezzala, secondo me, può diventare determinante con i suoi inserimenti, ma non abbiamo visto nulla di tutto ciò. Quindi i 4 inserimenti che poi ieri ha messo lui, Lucarelli, cioè Cianci, Zammarini, Celli e Curado, hanno deluso più di quelli che poi in realtà hanno giocato titolari nella partita precedente. Sì, ma perché poi dice Lucarelli, a me è sempre piaciuto in carriera dare spazio a tutti, lo faceva, giusto. Lo faceva alla Ternana, lo ha fatto anche al Catania, è un concetto che io sposo. Però dico anche che probabilmente per fare questo ti serve partire in estate facendo un ritiro, quindi creando nel frattempo un impianto di gioco ben definito, quando poi tu magari hai un impianto di gioco collaudato puoi anche fare delle variazioni, però siccome è un impianto di gioco, chi entra alla fine riesce a rendere. In questo momento, siccome non lo vedo un impianto di gioco ben codificato, probabilmente poi fare tanti cambi ti mette ancora più in difficoltà, perché già i giocatori non hanno tanti riferimenti. Se si fanno tante rotazioni, probabilmente è soltanto un ulteriore peso. E quindi dico, anche lì siamo praticamente a 2 giorni, no? Dalla gara del Partenio di Avellino. Andando a tirare un po' le somme, Simone, su quelle che sono state le prestazioni individuali di ieri, cosa ci possiamo aspettare da mercoledì? Tutto il contrario di tutto ci si può aspettare da questa squadra. No, parlavo di scelte tecniche. Io ripeto, secondo me Monaco deve stare al centro della difesa, Castellini e Boa esterni, e Monaco deve essere affiancato da Kontek. A centrocampo io sinceramente farei rifiatare un attimo anche Nana Welbeck, che mi sembra in debito d'ossigeno. Un altro e però che dimostrato. Dovrebbe rifiatare Sturaro, tra l'altro sì. Ci chiediamo anche Ndoye alla fine quando giocherà la sua prima partita dall'inizio. Finora ha fatto qualche scampolo di partita. Pensavo a questo, no? Il Catania ha una rosa, una lista di 24 elementi. Però se tu ci pensi, ok, gli infortuni, ma dentro c'è Marsura che abbiamo visto quella partita, dopodiché è stato reintegrato, è stato messo dentro per 2 partite, è stato tirato fuori subito perché si è visto che mentalmente non è connesso, secondo me, in questo momento col progetto, quindi in realtà già da 24 sono 23. In più c'è Ndoye che finora praticamente non ha mai giocato, quindi diventano 22. Gli aggiungi gli infortunati che ci sono in questo momento, la Pisarda, Guaini e Di Carmine, il numero scende ancora di più. A 19. Esatto. E quindi poi bisogna capire anche, visto che comunque il mercato lo hanno deciso per rivoluzionare questo organico, alla fine Ndoye quando è in grado di giocare, perché come dici tu, Welbeck ha bisogno di rifiatare, ma secondo me anche Sturaro. E Lucarelli c'ha anche un'altra bocciatura per Peralta, che è arrivata sprombattuto. Anche questa che non ho ben capito, nel senso che anche lui, pur senza fare cose dell'altro mondo, però mi sembra che comunque il suo contributo lo stesse dando. A un certo punto lui è lentamente sparito dai radar, anzi ora nelle ultime sta tornando insomma in auge, quantomeno a gara in corso. Solo nell'ultima ha fatto entrare Peralta, ma perché poi tra l'altro, se tu vuoi giocare col 4-2-3-1, mi permetto di dire che secondo me l'unico che può avere le caratteristiche da trequartista è Peralta. Ma non gioca più col 4-2-3-1. Hai messo 4-3-3, ieri le ultime 2 4-3-3. Ieri centrocampo imbarazzante, perché non ne salvo uno tra Welbeck, Sturaro e Zammarini, e secondo me ieri è stato il reparto che ha sofferto di più il centrocampo.
E poi ti metti con la difesa a 3 e fai entrare per alta. Io vedo tanta confusione, onestamente, ragazzi. Perché comunque ne ha cambiati tanti moduli Lucarelli da quando è arrivato a Catania, tantissimi. E siccome non è mai riuscito a trovare il bandolo della matassa, e poi si va a tentativi. Si va a tentativi che non vanno a buon fine. E invece forse bisognerebbe insistere quantomeno su un'identità tattica e provare a fare in modo che questi giocatori possano rendere. Sì. Poi merita un capitolo a parte magari Mino Chiricò, che ieri è incappato in una delle peggiori prestazioni da quando è a Catania. E insomma, non è che ne abbia fatte tante. Ma anche, la gestione di Chiricò è stata un'altra cosa molto, molto particolare, insomma, di questa stagione, posto che ci sono anche chiaramente i demeriti del calciatore. Fabio Grasso dice: non voglio immaginare che prestazione farà il buon Rocca mercoledì per dimostrare a Lucarelli che si è sbagliato di grosso. Tra l'altro, Rocca che sta trovando molto più spazio nell'Avellino rispetto alle prime settimane in cui era arrivato. E che sta facendo bene. E a questo messaggio di Fabio Grasso, Simone, voglio integrare il messaggio di Dylan Pietro Cilmi, che scrive: Lucarelli ha palesato la sua inadeguatezza da manager con gli acquisti di Ciancia, Veri, Costantino e Celli. Posso dire che effettivamente a gennaio comunque, per quanto sicuramente la proprietà ha messo a disposizione mezzi finanziari per migliorare la squadra, per quanto comunque sono arrivati giocatori importanti che stanno dando una grossa mano, mi riferisco a Cicerelli, mi riferisco a Welbeck, secondo me, non solo secondo me, ci sono state delle scelte sbagliate. Perché ad oggi, a mio avviso, Rocca è un giocatore che non doveva andare via, perché è un giocatore che, mi permetto di dire, rispetto a tanti altri che in questo momento sono all'interno dell'organico del Catania, ha fatto molto meglio, che probabilmente uno con le caratteristiche di Beppe De Luca ti sarebbe servito, visto che spesso ti metti con Tra l'altro, quando il Catania cede Rocca, i moduli di riferimento sono 4-2-3-1 e 3-4-1-2, quindi col trequartista. Ora il Catania è tornato al 4-3-3 e nel 4-3-3 Rocca è perfetto come mezzala. Sì. Quindi praticamente prima hai fatto una scelta, puntiamo su due mediani, un trequartista. Secondo me hai capito che probabilmente non è l'abito tattico adatto, perché a parte Peralta, che sa fare comunque discretamente quel ruolo, Teio credo non possa fare il trequartista per quello che si è visto in queste partite. Teio ha fatto vedere che è una mezzala. E allora si è tornati indietro col centrocampo a tre. E a quel punto Rocca ti sarebbe servita e come? E vedremo mercoledì quale sarà poi la prestazione di un Michele Rocca, magari anche con il dente avvelenato. Ritornando, insomma, a un'ipotesi di formazione per mercoledì, pensando che possa andare con il 4-3-3, immaginati il centrocampo del Catania un secondo, perché insomma faccio fatica. Direi che Zammarini la seconda di fila la farà, visto che comunque rientra l'infortunio. Sperando che torni ai suoi livelli. Sì, anche perché c'è molto bisogno in questo momento di Zammarini ai suoi livelli. Teio credo possa ritornare titolare. Bisogna capire chi fai riposare tra Welbeck e Sturaro. Sono due calciatori che entrambi hanno bisogno di riposare, ripeto. Vorrei anche vedere Ndoi, visto che è vero che non gioca da ottobre, gare ufficiali, ma anche questa è un'altra costante del campionato del Catania, perché si era detto servono giocatori pronti a gennaio. In realtà non tutti quelli che sono arrivati erano pronti, anzi direi che buona parte non era affatto pronta. Tuttora ci sono calciatori non pronti, non al 100%, quindi ci si è anche sconfessati da questo punto di vista. Ndoi non so se lo vedremo a Avellino, però Sturaro e Welbeck, che secondo me hanno entrambi bisogno di rifiatare. Cioè, se non metti Ndoi può giocare solo uno dei due, deve giocare. E poi davanti immagino Cicerelli, Chiricò, Costantino. Posso immaginare, visto che ieri è partito da titolare Cianci, immagino l'alternanza con Costantino, vista l'indisponibilità Ci potrebbe stare anche Peralta dall'inizio sulla destra, magari al posto di Chiricò. Sì. Potrebbe succedere. E poi c'è Chiarella. Come ti è sembrata ieri la prestazione di Chiarella? È sempre difficile, secondo me, analizzare le prestazioni di Chiarella, perché non si può dire che ieri sia entrato male. Secondo me è entrato abbastanza discretamente, qualche dribbling l'ha trovato, qualche accelerazione l'ha trovata, però le sue partite sembrano sempre una promessa non sbocciata del tutto, perché per le potenzialità che lui ha, secondo me potrebbe fare molto di più. Ma perché poi tu dici sì,
crea dribbling, crea superiorità numerica, è l'unico... ma a livello di concretezza, sì, a gol o assist, è quello che gli manca secondo me in questo momento. Io dico anche poi, questo apro e chiudo parentesi, c'è un calcio di rigore su Chiarella, poi te lo faccio vedere anche dopo, però c'è, dico che per caratteristiche però io credo che in questo organico ci sia solo Chiarella e Cicerelli come caratteristiche, giocatori che riescono a saltare l'uomo, che riescono a crearti la superiorità numerica. Non vedo altri giocatori se non Chiarella e Cicerelli. E io dico anche che probabilmente Chiarella ha bisogno di giocare dal primo minuto, ha bisogno di sentire la fiducia del tecnico. Facciamolo giocare ad Avellino, perché dico, non mi pare che i colleghi in questo momento siano in forma smagliante. E per questo ti facevo proprio una domanda su Marco Chiarella, staremo a vedere. Vediamo se ci sono anche altri messaggi. Sì, da YouTube Mario Carnazza che dice... liberatemi da Padova. Esatto, ho visto un buon Catania, soprattutto siamo in finale di Coppa Italia, abbiamo fatto 16 partite in 164 giorni, dice Lucarelli, è per Albertoni per tutta la vita. Lui è anzi abbastanza ottimista, devo dire, tra i pochi tifosi ottimisti, dice: io non vedo nulla di strano, anzi siamo in finale di Coppa Italia, stagione salvata. Anche quest'altro cosa, mi lancio un assist, perché quando poi si parla del doppio impegno, delle gare ogni tre giorni, secondo me bisognerebbe, come dire, stappare una bottiglia di champagne del rispetto al fatto che hai due impegni, perché se non avessi la coppa la stagione era già fallita del tutto, quindi ben venga il fatto che ce ne siano due di impegni. Sì, assolutamente. Io sì. Non mi lamenterei di questo aspetto, perché è l'aspetto che ti ha fatto salvare questa stagione. La stagione in questo momento è strana da analizzare, ma effettivamente hai una grande fortuna, per non dire un'altra parola, che è proprio questa. Ma Marco, finale, ma di tu Coppa pensa Italia. Se non ci fosse stata la Coppa Italia in avevi questo finito, momento avevi finito, avevamo trasmesso, come si dice? E dovevi soltanto pensare a evitare i playout e basta, e comunque sarebbe stata a prescindere una stagione disastrosa. La Coppa Italia ti sta effettivamente salvando questa stagione, e te la sta salvando da critiche feroci e secondo me anche da decisioni importanti per l'anno prossimo da parte della dirigenza. Perché senza la Coppa Italia, a 9 giornate dal termine, con una classifica indegna, cioè da 15° posto in classifica, io penso che la permanenza di Lucarelli a Catania sarebbe già scritta, ovvero no. Perché 15° in classifica... Tra l'altro non credo che in questo momento, ora non dico che i rapporti siano tesi, però insomma mi sembra che Grella in conferenza stampa... Sì. Abbia detto chiaramente di non avere apprezzato alcune cose, no? Ci si è capito chiaramente il fatto che non si è andato a parlare a Taranto. Anche credo un atteggiamento generale, credo che non ami molto quando si tirano fuori le cosiddette scuse, no? Cioè abbiamo tanti infortuni. Non è una cosa, credo, che però lui fa molto piacere. Nonostante abbia detto questo Vincenzo Grella, ieri puntualmente è arrivato un po' la stessa dichiarazione. Sono arrivate le stesse dichiarazioni di sempre, e non mi sembra che ci sia stato un cambio di atteggiamento. Cioè, a me quello che piacerebbe, non dico sentire, perché poi lui evidentemente dice quello che pensa, quindi non è che deve dire cose diverse da quelle che pensa. Io spero però che abbia un pensiero diverso, no, in questi giorni. Cioè le difficoltà ci sono. Il Lucarelli che mi ricordo io è un Lucarelli che le difficoltà le prende e cerca con tutte le proprie forze di andarci oltre. Non dico che non lo stia facendo. Mi aspetto una dichiarazione che possa dire l'unica strada per provare a risolvere questi problemi è quella del lavoro, quella di lavorarci tutti i giorni. Ma sappiamo che il Catania ha giocato tante partite, che questo sicuramente ha comportato stanchezza in tanti uomini. Sono cose che sappiamo. Però preso atto di questa situazione bisogna trovare il modo di venirne fuori. Non mi sembra che ci si stia mettendo così tanto per venirne fuori, onestamente. Simone Consoli dice: Pecchiarella titolare senza dubbio insieme a Peralta. Credo sia anche il momento di farlo partire titolare, ma nel suo ruolo, non da seconda punta. Da esterno d'attacco, perché quello è il suo ruolo. Io l'unica cosa che dico è che forse in questo momento questo Catania non si può privare di Emanuele Cicerelli, che è l'unico realmente. Ti leggo questo messaggio di Trago Estremo che dice: secondo me Lucarelli vorrebbe essere esonerato. No, non credo proprio. Non penso che Lucarelli voglia essere esonerato, assolutamente no. Credo che Lucarelli in questo momento stia facendo fatica a trovare il bandolo della matassa. È il primo, questo lo sappiamo per certo, ad essere deluso ma molto anche arrabbiato. Non è facile comunque ricevere tutte queste critiche, perché poi, ragazzi, parliamoci chiaramente. Lucarelli è venuto a Catania a furor di popolo. Sì, Lucarelli è arrivato. Eravamo quasi tutti d'accordo. Tutti d'accordo, noi. I tifosi, la stampa, l'ambiente, sul fatto che Lucarelli sarebbe stato l'allenatore giusto per il Catania.
E adesso la situazione si è completamente ribaltata, perché adesso di critiche a Lucarelli ne vediamo tante. Critiche che lui probabilmente non si aspettava, perché quando è arrivato sapeva di avere assolutamente la fiducia della piazza. Si aspettava risultati diversi. Si aspettava risultati diversi. Non credo che si aspettasse di trovarsi al 15° posto a marzo. Quindi anche lui è un essere umano e lui in questo momento è in difficoltà. Però sai cosa eviterei in questo momento? Di fare riferimenti a Sassolini eventualmente. Sì, questo sì. Cioè, se arriverai poi alla fine l'obiettivo conquistato, per carità, ci sta che tiri fuori Sassolini e tutto ciò che vuoi. Però per il momento non ne parliamo. Parliamone poi dopo. Sono d'accordo. Antonino Arcidiacono scrive: la stagione è fallimentare. Con questo gioco inesistente, dove vogliamo andare? Io dico che, caro Antonino, in campionato è una stagione assolutamente fallimentare. Su dubbi su questo non ce ne sono, è un dato di fatto e la classifica parla chiaro. Però poi c'è un altro fattore, che è quello della Coppa Italia. E il Catania di fatto è in finale di Coppa Italia e non c'era mai riuscito nella propria storia. Soprattutto è virtualmente agli ottavi dei playoff. E il Catania, che in ricordiamo, questo momento è gara secca e gioca in casa. È come attraverso questo regolamento della Coppa Italia, che comunque esiste da sempre, non è che esiste per avvantaggiare il Catania, è un regolamento che c'è da sempre. Di fatto il Catania, e questo fosse a Taranto non lo hanno capito bene ancora. Però di fatto il Catania è, attraverso questo regolamento, è come se stesse arrivando terzo in classifica. Cioè stai entrando dalla fase nazionale dei playoff. E quindi la stagione nel complessivo a 360 gradi oggi, da addetto ai lavori, non è totalmente fallimentare, perché un obiettivo l'hai raggiunto, che è quello di entrare ai playoff dalla fase nazionale come se fossi arrivato terzo. Di fatto sei in finale di Coppa Italia, hai la possibilità di vincere il primo trofeo nella storia di questo Catania, di questa società, e inserire comunque un trofeo che, per quel che vale, lo vai a inserire nel palmarès. Per cui ad oggi non mi sento di dire che è una stagione totalmente fallimentare. Tutto dipenderà dalla finale di Coppa Italia e da come il Catania poi svolgerà questi playoff. Perché può essere è una scheggia impazzita questa squadra. È una squadra che ti fa una prestazione imbarazzante contro la penultima in classifica, eppure comunque ti vince col Pescara, ti supera il turno col Rimini, che veniva di fatto da 3 vittorie consecutive. E non è una stagione del tutto fallimentare per questo motivo. Poi batte anche la capolista. Batte la capolista Juve Stabia. Quindi è una squadra pazza. È una squadra impronosticabile. È una squadra dal quale ti puoi aspettare di tutto. Ti puoi aspettare la grande vittoria contro la prima in classifica. Messaggio però da parte di Luca Pulvirenti, sono interessante. La partita di Coppa, l'ennesima dimostrazione che la squadra non segue l'allenatore, spinta solo dalla motivazione che Lucarelli non riesce a trasmettere. Diciamo che le gare che, tra virgolette, si preparano da sole, quelle cosiddette, in cui le motivazioni divengono in automatico, il Catania raramente le ha toppate quest'anno. Un esempio è questa gara di Coppa con Rimini, quella con la Juve Stabia. Le partite dove probabilmente servirebbe trasmettere qualcosa in più, perché le motivazioni non ti vengono da sole, lì il Catania toppa sempre. Questa è una realtà. Sì. Però non so se è colpa di Lucarelli che non riesce a dare le motivazioni, Simone, perché poi sono giocatori che, insomma, bisognerebbe anche trovarle da sé le motivazioni, no? È un per po' forza di amor proprio col cucchiaino, un po' di amor proprio, santa miseria, ma stai giocando contro la penultima in classifica. Io parlavo anche proprio di questo, di amor proprio, ma di calciatori comunque che hanno anche curriculum importanti. Secondo me è anche un po' umiliante poi fare partite come quelle di ieri. Io se non tu sei credo un che un giocatore come Mino Chiricò, che insomma in Serie C ha sempre fatto la differenza, che ha fatto 4 promozioni in carriera dalla C alla B, abbia bisogno per forza dell'allenatore Lucarelli o dell'allenatore Tabbiani per trovare delle motivazioni per sfoderare una prestazione da Chiricò contro il Monterosi, che è penultimo in classifica. Cioè, io capisco che poi nel calcio è sempre così, alla fine è l'allenatore a pagare per tutti, e non voglio, non sono l'avvocato del diavolo, non voglio difendere Lucarelli, che secondo me ha delle responsabilità, ma questi giocatori che scendono in campo, ma ieri come si fa a scendere in campo e giocare così male contro la penultima in classifica? Cioè, io non lo capisco proprio, è una cosa che non mi spiego, analizzando a 360 gradi tutti gli aspetti non riesco a capire come si fa. Perché è una squadra che 3 giorni prima... E sembra non avere stimoli, onestamente. In queste partite non puoi non avere stimoli. E non puoi non avere stimoli, perché comunque devi fare punti, perché la classifica piange. Sì, ma io sono d'accordo, però diciamo che poi dico quello che vedo.
vedo una squadra che in queste partite non ha stimoli e questo mi dispiace onestamente molto. Salvatore Palazzolo dice: mi sono stancato di dire sempre una cosa, manca il centrocampo. Ieri è mancato il centrocampo. Per me Lucarelli deve andare via, non sa gestire giocatori in gamba, è bravissimi. Sul fatto che siano bravissimi, non lo so. Ragazzi, non sono d'accordo, perché tanti giocatori, tanti giocatori anche con Tabiani l'hanno adesso. Esatto, esatto. Dico, cioè, poi alla fine vedi che comunque si è contestato Tabiani. Il Catania non stava sicuramente facendo bene con Tabiani, però abbiamo cambiato allenatore, la sostanza è rimasta quella. Si è cambiata addirittura metà squadra e insomma la situazione è comunque rimasta quella. Significa che il contesto, io l'ho detta spesso questa cosa, significa che il contesto alla base non funziona. Se questo problema non lo risolviamo, io ho paura che ogni sei mesi cambiamo giocatori e allenatori e parliamo sempre delle stesse cose. Sì, assolutamente, sono d'accordo con te, manca anche l'attacco, sono d'accordo con il buon Antonio Dalmasso che salutiamo affettuosamente. Sicuramente manca anche poi chi te la mette dentro, l'attaccante insomma, una doppia cifra. Mancano tante cose in questa squadra, però ripeto, comunque hai la fortuna in questo momento di essere a 9 giornate dal termine, con la consapevolezza che ti dovrai andare a giocare i playoff, che saranno partite secche, un po' come sono state quelle di Coppa Italia, dove di fatto hai vinto, hai passato i turni e sei arrivato in finale. Hai la consapevolezza che attraverso questa finale di Coppa Italia entri nella fase nazionale dei playoff. E attenzione, per rispondere anche a Salvatore Palazzolo, lungi da noi voler difendere l'allenatore. Stiamo dicendo un'altra cosa. Stiamo dicendo che non possiamo dare solo ed esclusivamente la responsabilità di sconfitte, in realtà è un pareggio, ma comunque di prestazioni negative come quella di ieri, solo all'allenatore. Perché per me, anche ieri, ci sono grossissime responsabilità da parte di coloro che scendono in campo, ovvero da parte dei giocatori. E poi soprattutto alla fine si tireranno le somme su quello che è l'operato dirigenziale. Certo. Chiaramente. Certo. Che poi tutto discende da lì. Quindi le scelte dell'allenatore, quindi in questo caso prima Tabiani, poi Lucarelli, le scelte dei calciatori. Insomma, i 24 nella prima metà di stagione, i 24 nella seconda, la scelta di non avvalersi di un DS, la scelta di inserire quadri societari, in realtà però la posizione non è mai stata definita, però comunque di avvalersi alla collaborazione di una bandiera del Catania come Ciccio Lodi, che però a livello dirigenziale ha la sua primissima esperienza, sì, e si accompagna a un altro come Grella, che anche lui ha la sua prima esperienza di dirigente, tutte scelte che poi alla fine si riflettono. Insomma, andremo a vedere a livello di risultati cosa avranno comportato. Sicuramente hanno comportato un campionato disastroso, perché su questo non c'è nessun dubbio. La stagione poi non può essere solo col campionato analizzata, dovremo vedere discorso Coppa, ma più che il discorso Coppa play-off, anche il percorso playoff, cosa sarà e sì, cosa ci dirà questo. Che partita ti aspetti mercoledì al Partenio di Avellino, per quanto realmente questa squadra è impronosticabile? Ti sei risposto da solo. Catania impronosticabile, poi non dobbiamo neanche fare... Perché il Vigorito di Benevento, il Catania ha vinto, sì, 4-0. Però non dobbiamo neanche fare l'errore di pensare che il Catania sia una sorta di ammazzagrandi, nel senso che poi a Taranto comunque, tra virgolette, è una big di questo campionato, non a livello dell'Avellino, ma una squadra sicuramente che sta facendo un signor campionato e hai perso malissimo però, anche lì. Però c'è una differenza. Picerno terzo, hai perso malissimo a Picerno. Non dobbiamo neanche pensare che il Catania incrocia le big e diventa... Il City, diciamo. Soffre le squadre che non fanno giocare a calcio, che non giocano a Crotone a hai perso malissimo. Malissimo, sì. Hai perso 3-0 senza praticamente mai superare la metà campo nel secondo tempo, quindi... Il Taranto è una squadra che non ti fa giocare, che la mette più sul nervosismo. Il Crotone però, che pure è una squadra che non ha fatto un campionato che ci si aspettava. Il Crotone gioca a calcio. E devo anche dire che ieri nella seconda frazione di gioco si è giocato davvero poco. Questo purtroppo però sappiamo insomma essere una routine di questa categoria, della Serie C. La Serie C purtroppo è anche questa, e Lucarelli lo sa bene, perché insomma questa categoria la conosce molto bene, l'ha anche vinta, quindi su questo dubbi non ce ne sono. Non so se ci sono altri messaggi da andare a leggere o se possiamo andare in chiusura. Sì, direi di andare in chiusura salutando Alessio Giuseppe Lumia, dice: solo la maglia, tutto il resto è noia. Salutiamo lui, salutiamo Antonio Dalmasso, Salvatore Palazzolo, poi anche Giancarlo Scalia, Luca Pulvirenti, Arena Maurizio, Drago Estremo, Antonino Arcidiacono,
Simone Consoli, Vane Marco Ragusa, Dylan Pietro Cilmi, poi Giuseppe Luana del Fiume, Vane Marco Ragusa, Francesco Scarpato, Salvo Sabino, Rosario Arena, poi saluto anche Melostrano, Fabio Grasso, Carmelo Morino, Lorenzo Aversa, coloro che ci hanno seguito da YouTube, soprattutto Mario Carnazza, i nostri amici di Twitch. L'appuntamento poi è per venerdì per il post, insomma, da questo punto di vista Avellino-Catania, e poi immediato pre, perché poi domenica Catania torna in campo per giocare al Massimino contro il Potenza. Anche lì partita molto molto importante, che il Catania non può permettersi di prendere sotto gamba, anche perché la classifica parla chiaro. Questa è una squadra che deve tornare a fare punti assolutamente e immediatamente, perché il rischio purtroppo è dietro l'angolo. Con questo tipo di prestazioni non si va da nessuna parte. È una squadra che deve fare tre punti, deve vincere, perché ha le potenzialità per farlo. Purtroppo spesso e volentieri non lo dimostra. Però ci sono ancora 9 partite da giocare, che oltre a servirti per aggiustare la classifica, il campionato spero termini il prima possibile. Cioè, se mi dicessero vuoi farlo terminare domani, firmerei immediatamente. Ma non è così. Ci sono 9 partite che tu devi andare ad affrontare per fare punti, perché la classifica è davvero desolante. È una classifica disarmante, direi, che devi cercare in qualche modo di aggiustare. Devi cercare quantomeno di scalare qualche posizione, anche e soprattutto per arrivare ad una condizione mentale diversa rispetto a quello che un obiettivo lo aveva dato, che era quella di arrivare tra i primi 10. Esatto, almeno tra le prime 10. Vedremo, speriamo. Sicuramente con le prestazioni di ieri, purtroppo, mi sembra difficile, non ci si arriva. L'appuntamento ve lo diamo a venerdì, sempre a partire dalle ore 20. E insomma, speriamo che potremo analizzare quantomeno una prestazione positiva da parte del Catania, che giocherà, ricordiamolo, mercoledì al Partenio di Avellino. Ore 18:30. Noi ci vediamo venerdì. Ciao. Ciao ragazzi.